bentornati e benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lolli Milanisti Official. Super novità in arrivo. Oggi, ore 17, sul canale Viola vi dico solo nome e cognome: Alexandre Pato. Vi aspettiamo, ragazzi, oggi intervista bellissima fatta sul canale Viola. Ci sarò io, Luca Serafini, Mauro Suma, e faremo l'intervista a tanti altri. C'è anche Simic, c'è anche Mogol, ma però c'è Alexandre Pato. Bellissimo, ragazzi, sono carico a mille, non vedo l'ora di fargli l'intervista oggi. Sarà bellissimo, ragazzi, sarà bellissimo. È un altro di quei giocatori che mi è sempre rimasto nel cuore, no? È venuto da noi, che nessuno lo conosceva, è venuto, ha fatto benissimo. Bene, sarà una bellissima, bellissima intervista oggi. Appuntamento, ragazzi, alle ore 17 sul canale Viola, dalle 17 alle 20. Belle tre ore di milanismo puro, belle tre ore insieme a noi. Allora, vi volevo, prima di andare in sigla, ragazzi, vi volevo leggere una teoria. Adesso vi leggo questa teoria. Allora, raga, premetto, non voglio più parlare del nostro ex portiere, ma questa teoria, che è stata espressa dal Vate Sconcertante, mi ha fatto ridere, e quindi ve la voglio leggere. In realtà io l'ho postata sulla pagina dei Milanisti, non io in realtà, vabbè, è stata postata sulla pagina dei Milanisti, ma non sapevo l'avesse detta il Vate Sconcertante sotto. Mi avete detto: no, guarda che la teoria è del Vate Sconcertante. Allora ve la leggo. Non per dire, ma a conti fatti, al Milan arriva il primo portiere della prima classificata in Ligue 1 dell'anno scorso. E l'ex portiere del Milan va alla seconda classificata dell'anno scorso. Quindi in teoria... Quindi in teoria è come se il Milan si fosse in realtà rafforzato dallo scambio, perché noi andiamo a prendere chi ha vinto, il portiere della squadra che ha vinto la Ligue 1, e noi diamo il nostro ex portiere, lo diamo alla squadra che è arrivata seconda in Ligue 1. Ma che teoria è? Ma che razza di teoria è? Vabbè, ragazzi, allora, oggi ci sono un bel po' di notiziette di mercato, un bel po' di cose a dirvi. Devo fare un presso, perché anche oggi, come sentite dalla mia voce, non è al massimo. Un po' di raffreddore e mi devo riprendere. Per il vaccino tutto a posto, ragazzi, eh? Per il vaccino tutto a posto, è andato tutto bene. L'ho fatto ieri, ho avuto solo un po' di male al braccio qua dove mi hanno fatto l'iniezione, però non ho già più niente oggi, quindi tutto ok. Basta, tutto qua. Vi chiedo la cortesia, ragazzi, se anche voi siete contenti che oggi alle ore 17 si fa finalmente l'intervista alle come d'incanto Alexandre Pato, vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su, almeno 700-800 like per Alexandre Pato. Ma soprattutto continuate ad iscrivervi al canale. 1, 2, 3, sigletta. Partiamo da una cosa, un'altra cosa che mi ha fatto ridere. Allora, vi spiego una cosa. Funziona così: c'è il procuratore Ciccio che va a casa Milan, e allora lì si scatena, no? Il giornalista che deve scrivere l'articolo prende, va su Transfermarkt e guarda e dice: chissà Ciccio chi ha come giocatore assistito. Il primo nome che trova, non so, tipo Marin, trova il nome Marin, per dire, magari, ragazzi, magari stiamo trattando veramente Marin. Arriva lì, il primo nome che trova, Marin. Ok, allora articolo: il Milan sta per acquistare Marin. E da lì si parte tutto a fare un articolo completamente. Il Milan chiede la proposta dall'altra parte di 20 milioni. Aspetta, raga, spettacolare. Funziona così. Quindi in base a chi viene a casa Milan e agli incontri che vengono fatti, si vanno a vedere gli assistiti da questo procuratore e si inventano notizie che stanno letteralmente impazzendo. Allora, dobbiamo parlare di Adli, dobbiamo parlare di tante cosine. Ma ho fatto allora, ho postato questa foto, ragazzi. Questa foto, va bene, non ve la faccio vedere, la foto di Tuono Torali, e ho fatto la mia scommessa. Sapete che ogni anno in estate faccio la mia scommessa su chi sarà il giocatore più importante dell'anno dopo. L'anno scorso l'ho fatta, l'anno che arriva. L'anno scorso l'ho fatta abbastanza facile, perché ho detto che sarebbe stato Ibra il giocatore fondamentale di quest'anno. In parte, fino a quando ha giocato, cioè fin quando è stato disponibile, Ibra è stato un giocatore fondamentale. E invece mi sono giocato le mie carte su Tuono Tonali, ragazzi.
quest'anno ho puntato le mie fish, i miei famosi 50 centesimi, li ho puntati su Tuono Tonali. Quindi per me, il giocatore, e lo dico adesso ragazzi, lo dico adesso in modo ufficiale, qua sulla pagina LOL, i milanisti official, ufficialmente punto i miei 50 centesimi sul giocatore dell'anno prossimo, giocatore che farà il più grande salto di qualità, sarà Tuono Tonali. Allora, esce questa notizia. Allora, attenzione ragazzi, non è una notizia, cioè nel senso è una mia considerazione, quindi non è che poi dopo chi guarderà questo video, il Milan vuole no, è semplicemente una mia aspettativa, no? Ok? Allora, Marcel Sabitzer, è appena uscita la notizia su tutti i social che Sabitzer vuole lasciare l'Ipsia ad una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ragazzi, appena ho visto la notizia, ovviamente ho scritto: Paolo, vai, Paolo, metti in moto, metti in moto il motore e vai a prenderlo, ragazzi. Ora, io non so, è soltanto una mia considerazione, perché a me il giocatore piace particolarmente. Anche perché è un giocatore, ragazzi, che può, mi è capitato di vederlo varie volte giocare, è un giocatore che comunque può fare diversi ruoli, cioè un giocatore che comunque può giocare a centrocampo, un giocatore che poche volte ha giocato anche come esterno destro. Però ragazzi, lì in mezzo è un giocatore che comunque ha anche come trequartista, è un giocatore molto duttile, è un giocatore col piede, è un giocatore con intelligenza, insomma è un bel giocatore Sabitzer. Ripeto, non è una notizia, ragazzi, non è una notizia, semplicemente sto dicendo che ho visto questa notizia qua che si libera e mi piacerebbe, nel mio mondo immaginario, come mi piacerebbe avere in attacco Mbappé, mi piacerebbe avere anche Sabitzer, due giocatori che costano uguali tra l'altro. E veniamo a quelle che sono le notiziette di mercato. Allora, prima vi volevo dire una cosa: è uscita questa mattina una notizia sulla Gazzetta dello Sport, visto che continuate a chiedermela questa cosa. Lollo, quando è che il Milan fa raduno? Non lo sappiamo neanche noi, cioè in questo momento non lo sappiamo neanche noi. Vi riporto però una notizia data dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, che dice che il Milan si radunerà il prossimo 8 luglio 2021. Quindi la Gazzetta parla dell'8 luglio. Io, che sono lì, non lo sapevo questa data, quindi non so se se la sono inventata loro oppure ne sanno più di me. Pare che l'8 luglio il Milan si radunerà. Comunque, quando sarà ufficiale la data, quando comunicheranno anche a me, che tra l'altro ci saranno un casino di cose bellissime che succederanno quel giorno, quando comunicheranno anche al vostro amico Lollo la data del raduno, ve la farò sapere senza problemi. Di Marin già ne abbiamo parlato prima. Ah, ecco. Era Ramadani era il procuratore che è andato a casa Milan, perché è successo così, no? Era quello che dicevo prima. Ramadani è andato a casa Milan e si parlava di Marin. Ora non lo so se in realtà si è parlato di Marin, però sicuramente Ramadani era a casa Milan. Ma non è detto che perché arriva Ramadani allora sia per forza Marin, cioè ci possono essere tantissimi altri. Stavo facendo una battuta su Marin, ma non la farò. Su mare, ma non la faccio, fa niente. Allora, l'altro giocatore invece di cui volevo parlare, continuano ad arrivare notizie molto 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 importanti riguardo ad Adli, ok? Il Milan vuole accelerare per bruciare le concorrenti. Il Tolosa continua a chiedere 10 milioni, insomma già quello che ci siamo detti ieri, e riconfermo raga quello che vi ho detto ieri. Ci sono dei giocatori, e ci metto anche dentro sia Ziyech che Firpo, sono dei giocatori, ovviamente stiamo parlando di tre giocatori completamente diversi. Quando parliamo di Adli parliamo di un giocatore molto giovane, un giocatore che sta approcciando ai grossi palcoscenici e adesso ha un prezzo molto basso, sia come stipendio che come giocatore, quindi che come costo del cartellino, quindi è un giocatore che rientra perfettamente, diciamo, nelle caratteristiche, insomma, di quello che potrebbe interessare al Milan. Ecco, Firpo è un altro giocatore di questo tipo, è un altro giocatore che potrebbe interessare al Milan, soprattutto perché potrebbe arrivare in prestito, attenzione, potrebbe arrivare in prestito, e anche in prestito si parla di Ziyech. Io cosa vi ho detto nel video di ieri? Raga, Ziyech è molto difficile, piglia 7 sacchi all'anno, hanno pagato 42-43 milioni di euro il calciatore, pochi forse milioni di sterline, ma non mi ricordo, vabbè, comunque 40 milioni di euro facciamo il giocatore, il Chelsea poco tempo fa difficilmente te lo vende a 20 milioni, perché farebbero comunque tantissima minusvalenza. Più facile che magari Ziyech chieda di essere ceduto in prestito. Allora, a quel punto, diciamo che non lo so, però Paolo, io mi fido sempre di Paolo e di Massara, quindi mi affido assolutamente a loro. C'ho una piccola critica da farvi adesso come ultima cosa che io voglio dire in questo video. Aprite bene le orecchie. Esce la notizia: Atalanta, Cope Mains a 18 milioni e poi Tomiyasu.
La Repubblica dice che l'Atalanta sta per chiudere per l'acquisto di Kop Meiners. Kop Meiners, fortissimo, a 18 milioni. Poi bergamaschi andranno anche all'acquisto di Tomiyasu. Sotto questa notizia, tutti i milanisti, bravissima l'Atalanta che va a prendere il Kop Meiners, bravissima l'Atalanta che lo va a prendere, grandissimo Tomiyasu, il giocatore più forte del Bologna. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, quando il Milan andava a trattare Kop Meiners, non sappiamo se l'ha trattato, ma quando si parlava del interessamento del Milan per Tomiyasu e un interessamento del Milan per Kop Meiners, non so come si pronunci, mi avete fatto due scatole così qua sotto. Sono dei giocatori che fanno schifo, non sono assolutamente degni di giocare per il Milan. Va l'Atalanta, sotto 50 commenti. Brava Atalanta, raga, mettiamoci d'accordo. Cioè, non è che se gli altri prendono i giocatori sono tutti belli, bravi, biondi con gli occhi azzurri e pesano 73 kg e sono alti 1,82, e invece se li prendiamo noi sono brutti e con i brufoli. Cioè, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace, non critichiamo sempre solo l'AC Milan per i suoi acquisti, giusto per farlo. E dopo questa critica finale, vi ricordo oggi alle ore 17, dalle 17 alle 20, Alexandre Pato. Ci vediamo dopo, ragazzi. Un saluto a tutti, forza Milan, ne vado via anche l'Inter. Ciao!